In certe sere non posso fare a meno di guardare il cielo, col suo inchiostro che cola sulla giovane città, sopra i tetti ancora senza antenne, sugli alberi dal tronco ancora esile, e mi appaiono le vostre anime, donne e ragazze di un tempo. Vi scruto su stampe fotografiche in bianco e nero. Escono dai cassetti della memoria, grazie a chi ha fermato l'attimo e catturato la necessaria intensità della luce, per svelare chi eravate, negli sguardi, nelle posture, negli abiti. La vostra immagine, trasportata dal vento dentro il mio presente, quasi mi costringe ad interrogarvi per sapere di voi e della bella primavera che è stata la vostra stagione. Sì, mi rivolgo a te, ragazza. Vorrei sapere che sogno tenevi nel cassetto, come erano i tuoi giorni e da dove nasce il tuo sorriso dolce e a volte malinconico. Nel sorprenderti la macchina fotografica, dimmi. Cosa pensavi mentre ti sistemavi le pieghe della lunga gonna, il cappello fra i capelli neri, neri come gli occhiali alla moda in quegli anni, e decidevi tu il luogo e lo sfondo, come in un set cinematografico, e tu, come Audrey Hepburn? Non pensavi alla fabbrica giù in fondo alla discesa, al martedì e al giovedì sera con lui, davanti agli occhi vigili di suo padre e di sua madre? Mentre più sotto di decine di metri d'aria, il lento scorrere dell'acqua di fiume nel suo letto di pietre e sassi, mescolava terra, lavoro, speranze di futuro. Si faceva cittadino il fiume Oglio. Immagino che questo è quello che avete visto, da un'alta torre rotonda o da un ponte dalle arcate severe, fatto per una ferrovia che collegava una città di mare a un'altra di pianura, fino ad incrociare il nostro fiume. Vi siete certo nutrite di questa bellezza? Io l'ho notato nel riflesso dei vostri occhi. A ben osservare, il vostro sguardo incrocia anche il nostro. Forse cercate un orizzonte lungo, come se voleste oltrepassare un ostacolo visivo. E la ricerca della profondità nel paesaggio è la stessa del vostro cuore, luogo dell'affetto e dell'emozione. Nemmeno il transito pesante e fragoroso della locomotiva vi distrae. Ragazze e donne, protagoniste degli anni della rinascita, come avete curato le ferite lasciate dal tempo in cui la storia sprofondò all'inferno? Poserete lo sguardo su inebrianti promesse di ricchezza o tenderete l'orecchio alle voci chiare e allegre della vostra nascente soggettività? Da tempo abbiamo perso le tracce delle vostre storie. Sì, lo capisco. I luoghi della città che le custodivano hanno cambiato volto o sono stati cancellati.
Ma, forse, l'energia che muoveva quelle speranze, sospinta da una brezza primaverile, passerà di nuovo sotto il ponte dalle grandi arcate. Quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. C'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore, la vita è un valore.